Allora, prima di benedire con la preghiera questa nuova edicola in onore della Madonna della Libera, ecco, do la parola al sindaco perché dia un saluto e soprattutto, ecco, la presenza del sindaco non è così solo di facciata, perché quello che è stato fatto qui è stato fatto proprio nel pensiero e nella collaborazione. L'immagine della Madonna si trovava nell'ex asilo qui alle Tre Masserie e voi sapete che quel complesso è di proprietà del comune, quindi ho dovuto, ecco, prima di muovermi chiedere al sindaco di poter fare questo trasporto dell'immagine della Madonna, togliendola da una proprietà che comunque è del comune a quella che è la pubblica strada, che fino a qualche giorno fa apparteneva alla famiglia di Vincenzo Buonanno e che adesso invece l'ha messa a disposizione della comunità proprio per poter dare alla Madonna questo luogo per lei, che benedica chiunque passi, ecco, per questa strada. Buonasera e benvenuti a tutti. Il mio intervento, il mio saluto, innanzitutto è un ringraziamento per Don Valerio e per tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa edicola. Un momento insolito ritrovarsi insieme in un crocevia, un momento particolarmente bello proprio per questo, nel contesto di questa natura stupenda. Anche questa mattina ho fatto una passeggiata su queste colline, memore della mia infanzia, memore di quando qui c'era la scuola elementare delle Tre Masserie, dove anche mio padre ha insegnato. E col pensiero al tempo che passa, ma alle cose che hanno una essenza per sempre eterna. La Madonna della Libera accompagna il popolo di Moiano da sempre e l'immagine che era allocata all'interno del plesso dell'ex scuola elementare è giusto ed è positivo e bello che sia stata trasferita in questo crocevia. Il crocevia metaforicamente è il momento in cui si sceglie la strada da percorrere, è il momento in cui uno transita e transita col percorso della vita e all'incrocio si incontrano sempre tante cose, si incontrano i pensieri, si incontrano le culture, c'è lo scambio tra le persone dell'umanità e spesso noi vediamo che c'è un'immagine sacra presso i crocevia ad osservare gli uomini, a dare loro benedizione e protezione. Come poteva non essere allocata qui anche la nostra Madonna della Libera? È una cosa molto bella. È una cosa che ci dà calore, è una cosa che ci dà compagnia, è una cosa che ci dà sicurezza, speranza, è una cosa che ci aiuta a stare bene insieme. Io di questo sono grato a Don Valerio, parroco di Moiano, sono grato ai ragazzi che hanno collaborato proprio materialmente alla realizzazione di questa edicola e rimarrà nei nostri cuori questo momento e il nostro stare insieme nel senso civico. Quindi ecco la mia rappresentanza, la mia parola e nel senso profondamente religioso per la devozione che tutti noi da sempre portiamo alla Madonna della Libera. E quindi che sia un momento che resti nel nostro intimo come stimolo per un miglioramento continuo. Grazie Don Valerio e grazie a tutti i cittadini che hanno collaborato a questa realizzazione. E adesso ci alziamo in piedi nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Siamo riuniti nella gioia, fratelli e sorelle, carissimi,
nel momento in cui viene esposta alla pubblica venerazione l'immagine di Santa Maria venerata sotto il titolo di Madonna della Libera. Questa immagine sta a significare quanto forte e vitale sia il vincolo che unisce la Beata Vergine al Cristo e alla Chiesa. Maria, infatti, è la Santa Madre del Verbo fatto uomo, icona del Dio invisibile, ed è essa stessa immagine, tipo, modello della Chiesa, immagine nella quale la Chiesa contempla con gioia il pieno compimento di ciò che desidera e spera di essere. Il tipo in cui riconosce la via e la norma per una perfetta unione con Cristo, il modello a cui la sposa di Cristo si ispira per l'adempimento della missione apostolica. Con animo devoto e filiale partecipiamo insieme a questo sacro rito. Ed è chiaro che questo momento così bello per la nostra comunità prende spunto da lontano sull'immagine che noi andremo a scoprire. C'è una data, 1986. Don Roberto, parroco della comunità, volle inserire questa icona in questa scuola elementare in un anno particolare, nel 2000° anniversario della nascita della Madonna, perché più o meno con i calcoli ci ritroviamo 16 anni prima della nascita di Gesù, viene celebrata questa festa. Sapete che l'anno della nascita non viene calcolato nell'anno zero, comunque indicativamente. E Don Roberto fece dipingere questa maiolica a San Lorenzello, uno dei più bravi in questo settore. È uno, ecco, dei decoratori più, diciamo, significativi di tutta la Valle Telesina. E volendola mettere in questo luogo, luogo dove i bambini venivano a scuola, i bambini soprattutto di questa zona, voleva indicare la protezione della Mamma Celeste, come se il Monte Porrito in un certo senso mettesse un po' in ombra questa gente rispetto alla Madonna della Libera. E portando qui l'immagine sembrava voler dire, ecco, non vi preoccupate, la Madonna sta anche qui. Poi sono passati gli anni, la scuola elementare è stata chiusa perché è ridotto il numero dei bambini e si sono portati tutti i giorni al capoluogo, al centro, centro paese. Ed è chiaro, la famiglia Barbetta ha chiesto di abitare in questo luogo che era ormai non più utilizzato al comune. La strada che è stata modificata faceva sì che chi passava per questa strada non vedeva più il volto della Madonna. E allora ecco l'idea, il pensiero con alcuni collaboratori, e devo dire che grazie a loro, ecco, parlando una sera, venne proprio questo bisogno di mettere di nuovo in mostra quello che è l'immagine di Maria in questa zona, anche se dietro le spalle si vede il crocifisso che è stato messo lì sul Porrito nei 25 anni del servizio di Don Roberto qui a Moiano. Però mettendo anche la Madonna sulla strada sembra che chiunque passi riceva da lei benedizione, o meglio ancora, come diceva il sindaco, sembra dire, ecco, scegli la strada giusta, prendi la strada del cuore, prendi la strada dell'amore, quell'appuntamento a cui il Signore ti chiama ogni giorno. E ho chiesto e finalmente è stata poi realizzata dalla ditta Moriello. Anzi, devo dire che per quello che riguarda tutto il lavoro materiale e le cose essenziali, ecco, la ditta Moriello ha voluto lui. Questa ditta ha voluto
fare questo gesto di amore, ecco, quando ho detto gentilmente mi porti un po' il conto, ho ricevuto questo segno, diciamo, un segno, diciamo, di affetto per la Madonna, ma soprattutto di devozione di chi sta nella nostra comunità. Ed è bello anche questo, perché se noi pensiamo, le nostre chiese sono state costruite con il lavoro della gente, con i sacrifici di chi non solo lavora, ma di chi non ha troppi soldi, no? Ci ho ancora conservato l'elenco di quando Don Roberto, per sistemare la chiesa, chiedeva alle tante famiglie quel contributo di ogni mese. E quindi anche questa edicola, con il materiale, con quello che serve, è segno ancora una volta dell'amore della gente, delle persone. E l'ultima cosa, nel venire qui a benedire l'immagine, ho chiesto alla famiglia di Vincenzo Buonanno giù di partire da quella casa. Capiamo anche il perché. La famiglia è stata colpita dal dolore, dalla sofferenza, e volendo benedire questa immagine ho preferito partire da quella famiglia, quasi a dire, ecco, la Madonna sta anche in questa casa, anzi soprattutto parte da qui e viene per stare con noi, viene per starci vicino nei momenti forti, nei momenti di sofferenza, di solitudine. E siamo venuti qui tutti insieme, numerosi, ed era in dubbio, ecco, questa partecipazione, non c'era nessun dubbio che tanti di voi, anche con il vento, anche senza sole, siete venuti qui a illuminare, o meglio, a lasciarci illuminare dal volto della Beata Vergine Maria. Io l'immagine della Madonna, una volta che la togliemmo dal porticato dell'ex scuola, l'ho portata di nuovo dallo stesso artista a San Lorenzello. Perché? Perché ho voluto farci fare intorno una cornice, però che conservasse il colore del mattone, e poi sotto ho fatto scrivere Anno Mariano, quello che stiamo vivendo oggi. E perché questo Anno Mariano avesse senso, ho fatto mettere due date, le date del centenario, 1914-2014. E molti, passando di qua, vedranno e si domanderanno: ma Don Valerio, senza l'annuto, dice Anno Mariano e poi mette 100 anni. No, l'ho fatto apposta, perché chiunque veda quella cosa che non ritorna con i numeri deve domandarsi come mai, no? C'è un Anno Mariano e poi ci sono le date del secolo, perché l'Anno Mariano che stiamo vivendo è in preparazione di quel primo centenario che abbiamo iniziato l'8 di settembre e che termineremo con la venuta del Cardinale in parrocchia l'8 settembre del 2014. E questo nostro camminare di 8 in 8, e oggi 8 di dicembre, questa immagine ricorderà sempre a chiunque passerà l'anno in cui è stato messo, quell'Anno Mariano, ma anche l'occasione di preparazione a quel centenario dell'incoronazione che tanto ha lasciato nel cuore di gioia della nostra comunità. E adesso facciamo la preghiera e poi il sindaco toglierà il panno che la ricopre e io, con l'acqua benedetta, benedirò l'immagine. Preghiamo.
protezione, cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vogliamo lodare il Signore con le parole della Vergine Santa. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, nei secoli dei secoli. E adesso tutti insieme vogliamo recitare davanti alla Madonna della Libera l'ultimo pezzo, il quinto, quello che conosciamo tutti. Poi questa sera alle 8 in chiesa lo reciteremo tutto come ogni 8 del mese. Vergine, che in questa vostra venerata immagine di Madonna della Libera reggete sul trono delle vostre ginocchia colui che regge tutto l'universo, l'immenso che i cieli non possono comprendere e che si chiuse per 9 mesi nel vostro seno virginale, l'infinito che fattosi piccolo fece in voi cose grandi, come voi cantaste il vostro inno a Dio. Le vostre benedizioni materne ci liberano dai pericoli spirituali e temporali nelle ore della vita, ci assistano nell'ora della morte, perché le nostre anime, libere al fine dal corpo mortale, vengono a godere la vostra gloria in paradiso. Amen. Salve Regina! A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gemente e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi, sia con voi. Ad ogni invocazione diciamo insieme Amen. Dio misericordioso, che per mezzo del Figlio nato dalla Vergine e redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi, qui radunati con devozione filiale, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. E con il canto alla Madonna vogliamo chiudere questo momento. Una terra silenziosa dove ognuno vuole tornare, una terra, un dolce volto che a Moia la tua vita e il tuo mondo in mano a lei. Madonna, Madonna nera e dolce essere tuo figlio, in pace.
When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh. Born to a throne, stronger than Rome, but violent prone, poor people's zone. But it's my home, all I have known, where I got grown, streets we would roam. Out of the darkness, I came the farthest, among the hardest survivors. Learn from these streets, it can be bleak, accept no defeat, surrender, retreat. So we struggling, fighting to eat, and we wondering when we'll be free. So we patiently wait for that fateful day. It's not far away. But for now.